Tutto fermo in casa Pescara. A poco più di una settimana dalla chiusura ufficiale del campionato non sono state prese decisioni ufficiali per lo staff dirigenziale e di conseguenza quello tecnico che dovrà preparare la prossima stagione in Serie C. Tutto ciò è anche fisiologico visto che si è appena oltre la metà di maggio e le stagioni non si sono ancora chiuse coi playoff in piena disputa in Serie B e appena iniziati in Serie C. Nelle ultime ore è voluto intervenire per spegnere qualsiasi voce sul suo conto l'attuale DS del Modena Luca Matteassi, il cui nome è stato accostato al Bari, anch'esso coinvolto nella lotta playoff, e soprattutto al Pescara. Matteassi, peraltro, ha un altro anno di contratto con gli emiliani e il suo prematuro addio è legato ad un eventuale cambio della proprietà. Modena che inizierà i suoi playoff il 23 maggio. Circa i rumors che lo vogliono al Pescara, ha dichiarato: «Le voci sono infondate, non so chi le abbia messe in giro. Da Pescara non mi ha mai chiamato nessuno, sono al Modena e penso solo al Modena». Sempre nei giorni scorsi sono circolati anche i nomi di Domenico Fracchiolla, in scadenza con il Lecco, eliminato dai playoff al primo turno, e Oscar Magoni, direttore sportivo della Feralpi Salò, che domani debutta nei playoff, che ha ancora un anno di contratto con i Leoni del Garda. Nomi che al momento non ci risulta che il Pescara abbia realmente vagliato. Anche perché prima il presidente Daniele Sebastiani deve decidere le sorti dei due direttori in carica, Giorgio Repetto e Antonio Bocchetti. Al massimo ne resterà uno, con mansioni più legate al settore giovanile o scouting, e potrebbe essere Bocchetti, ma riflessioni sono ancora in atto. Circa il profilo del nuovo direttore, non è da escludere che lo stesso Sebastiani possa fare un pensiero a Sandro Federico, DS in scadenza di contratto col Teramo. Al momento non sono giunte proposte di rinnovo dal presidente Iachini. Sebastiani stima Federico e non è detto che non possa fare un pensierino al dirigente sportivo, entrato nel Teramo nell'era Campitelli, ad inizio 2018, rimasto anche dopo il cambio di proprietà con il rinnovo annuale della scorsa stagione. Intanto proseguono gli allenamenti in casa Pescara. Benché siano completati gli impegni ufficiali, nessun provvedimento punitivo, ha fatto sapere Sebastiani. Sono professionisti e come tale è giusto che si allenino, così come sarà rispettato il loro diritto alle ferie. Logico pensare ad uno stop definitivo nella prima settimana di giugno, anche se c'è chi ha scelto di rinunciare all'ultima mensilità, ha rescisso ed è andato via. Tutti i giocatori in prestito, i vari Basit, Macin, Bocchetti, Gut, Odgaard e Del Favero, più Omeonga, per il quale il Pescara non esercita l'opzione per i prossimi anni. Resta da vedere come saranno gestiti i circa 10 contratti che sono potenzialmente in piedi per la prossima stagione.